gentili spettatori a Pallo 2, siamo qui alla Sagra di Santa Maria per intervistare qualcuno. Andiamo. Scusi, posso farle qualche domanda per un'intervista che sto facendo di Santa Maria? Allora, le volevo chiedere come sta procedendo la serata in questa sagra? Serata c'è gente, però ancora il lavoro si deve ancora arrivare. In questo momento che cosa sta facendo? Io sto facendo gli arancini siciliani, ragù, questo formaggio, che ci si fa di melanzane, solo formaggio, a tartufo, al pesto, questo formaggio. Quindi in questo momento lei sta producendo delle specialità siciliane? Sì, sì. Ma lei è della Sicilia? Palermo. Palermo. E qui poi che cosa abbiamo lì invece? Le ciambelle ripiene con Nutella e cioccolato. Nutella, cioè pistacchio, Nutella, cioccolato bianco e crema. E poi abbiamo le caramelle, le noccioline prelinate, biscotti, i marroncini genovesi, i bucellati, i croccanti, abbiamo roba. Va bene, allora la ringrazio, buona serata e buon lavoro. Anche a voi. Grazie mille, gentilissimo. Prima intervista abbiamo fatta. Allora, proviamo ad andare da questa parte. Posso chiederti come sta procedendo la tua serata qui alla sagra? Bene. Sono appena arrivato, ha detto fatta il tavolo, bene però. Vabbè, grazie mille, arrivederci. Ho cancellato 400 passa chat diverse, di cui ringrazio Luciano perché più. Andiamo in chiesa. Sono curioso di sapere cosa sta parlando. Allora, ci troviamo qui con Francesco. Allora Francesco, come sta andando la serata qui alla sagra? Andando molto bene, i bambini sono contenti, si divertono, quindi. Siamo soddisfatti. E qual è il tuo compito qui nella festa? Qui noi insieme ad altri ragazzi aiutiamo i più grandi, gli adulti a educare i bambini, a portarli avanti, a farli divertire, a organizzare i giochi. E più o meno da quanto tempo c'è questa sagra, questa festa? Da 15-16 anni noi facciamo questo lavoro di educatori, però la sagra c'è da molto tempo, adesso non so dirvi quanto, direi 50 anni, forse di più addirittura. Vabbè, ti ringrazio, grazie mille, buona serata e buon lavoro. Buona serata anche a voi. Grazie ragazzi, gentilissimi. Allora, andiamo a fare qualche altra intervista qua. Scusi, posso farle un'intervista per la sagra? Meglio sopra che sono adesso e devo prendere il pullman e quindi... Ah no, scusi, no, non si preoccupi, no, chiedevo se non si preoccupi. Vai su che sono tutti su, vado su, sì, grazie. Ciao, grazie. No, non si preoccupi. Scusi, posso farle un'intervista? Dica. Allora, volevo chiederle cosa ne pensa della sagra di Santa Maria? Beh, io sono un quasi residente, quindi sono estremamente felice quando c'è e sono molto coinvolto anche. Secondo lei qual è la cosa migliore della sagra in generale? Lo stare insieme. Va bene, la ringrazio. Saluti. Questa è stata una bella intervista. Le posso fare un'intervista sulla sagra? Dimmi. Che cosa ne pensa della sagra di Santa Maria di quest'anno? Bellissima, dai, bellissima per i fuochi, per il ballo, per tutto che è favoloso. E poi se ti voglio dire, mi scade un po' la illuminazione della chiesa e non c'è l'illuminazione durante il percorso dove dovrebbe essere passare la Madonna. Poi va tutto bene, dai. A che ora passerà la Madonna? Domani mi sembra che esca alle 21. Ma in generale qual è la cosa più bella della festa di Santa Maria? La birra. giusto. Dai. Il divertimento, dai. La festa è divertimento. La ringrazio, buona serata. Grazie a voi. Oh, come va? Sì. Sto facendo un'intervista qua. Bravo. Conosci qualcuno che si può far intervistare qua? Lui è mitico. Fatti intervistare. Allora, posso chiederti cosa ne pensi della festa di Santa Maria? Santa Maria è bellissima, è stata una meraviglia. Io sono stato di coppia con l'orchestra, mi ha mandato via l'strumento, alla fine della serata gli ho fatto silenzio con la tromba, e allora la gente si era imbelledita tutta, brava, e così è piaciuta la serata. E qual è la cosa più bella in generale di Santa Maria? È la festa, il mangiare, la gente, brava! Ottimo direi! La signora Tommy che è una meraviglia! Oh, e vai! Ma come è lì? Grazie! Lui ha fatto la prima orchestra d'Italia, diglielo! Caspita! Che 74! Ho formato tre orchestre! È un onore, le stringo la mano allora! Grazie.
il prezzemolo di queste feste. Io ogni tanto mi ci trovi, Raffaello. È un piacere trovare te. Anche a te, anche a te. Grazie carino. Ciao, buona serata. Buona serata, buona serata. Ma è sempre quello. Posso farti un'intervista sulla sagra? Sì. Allora, com'è andata la sagra? Bene, buono, buono. Quest'anno come ti sembra? C'è più gente. C'è una volta di più. Secondo te qual è la cosa più bella di questa sagra? State bloccando la macchina. Vabbè, passa. Ma passa lo stesso. Tutti riuniti, non lo so. Tanta gente, si diverte. Secondo te? Cosa? Qual è la cosa più bella di questa sagra? Niente. Ma ci sta. Oh, è giusto, ci sta, ci vuole che sta. Va bene, grazie allora, vi auguro buona giornata, arrivederci. Ciao. Posso farle una domanda al volo sulla sagra? Sono appena uscito. Vabbè, com'è stata la serata? Io, è stata bene, è andata bene. E qual è la cosa più bella della sagra in assoluto? Questa è la domanda che facciamo a tutti. Questa è la prima sera che vengo, non lo so, comunque mi sembra interessante. Mi fa piacere, buona serata. Arrivederci. Arrivederci. En la playa tú apretado el putillón. Ese culo no es un almohadón. Tiene arena dentro de la ropa interior. Y se la saco yo, yo. Hace calor. Hace calor. Ho picchiato una bambina, andiamo.